Allora, guardate, torniamo sul tappeto rosso per la serenata sax di Paolino Costa, che suona anche tre tipi di sax, alle varie tonalità, flauto e chitarra. Poi ha un figlio Davide che suona l'armonica e anche un cantante, insomma, proprio una famiglia che dove strumenti e canzoni proprio non mancano mai. Allora, andiamo a sentire, ha fatto un bianco Natale per una bicicletta bianca. Andiamo a sentire. Piloni, credo che sia la prima volta che si faccia una serenata. È vero, ad una in assoluto, credo forse anche l'ultima, chi lo sa. Buona musica a tutti, io faccio un salto di là perché devo ringraziare Paolino Costa e sentire che cosa dedica lui ai nostri telespettatori. Vado di là. Grazie per queste bellissime serenate fatte a delle bici, delle serenate sax. È la prima volta che faccio una serenata a una bici. A una bicicletta, ecco. Invece facciamo una serenata ai nostri telespettatori, cioè qualcosa che sia di augurio per concludere la trasmissione. Io direi di dedicare a tutti i genovesi e a tutto il mondo Imagine di John Lennon, che è un messaggio di pace, che fra l'altro mi ha anche ispirato, il pianista che si è trascinato il piano di fronte al Bataclan a Parigi e ha suonato. Bataclan è che il famoso bar, il famigerato bar della strage, cioè, ecco. E ha suonato che è un inno alla pace, no? È un inno alla pace, l'inno di John Lennon alla pace. Quindi mi sembrerebbe adatto. Paolino, attacca. Io saluto i telespettatori, gentili telespettatori, grazie di averci seguito, grazie agli ospiti che hanno partecipato. Ci vediamo giovedì prossimo sul tappeto rosso, gente e fate di Liguria. Imagine.